È polemica dopo la decisione di Bus Italia di tagliare le corse estive a partire dal 1 luglio. L'azienda ha infatti deciso di interrompere i servizi estivi di competenza provinciale a causa dei mancati pagamenti. L'unica linea residua al momento è la numero 24 che collega Salerno a Campolongo di Eboli. Nelle ultime ore però sembra essersi aperto uno spiraglio, come conferma Ezio Monetta, segretario generale della Federazione Trasporti CISL di Salerno. Lo stato attuale praticamente è che i servizi sembrerebbero in via di risoluzione la problematica. La provincia vuole finanziare questi servizi, forse anche grazie al sollecito che è stato fatto sui mezzi stampa negli ultimi giorni, perché praticamente per il disagio che si era creato c'è stata già, diciamo, la possibilità di ripristinare questo servizio. Se viene confermato questi posti, probabilmente dalla settimana prossima o si potrebbe riattivare il servizio. Il disagio è cominciato dal 1 luglio, perché normalmente questi servizi andavano attivati il 1 luglio e quest'anno il nostro allarme non è stata un'ipotesi, era un dato di fatto che i servizi non erano partiti, quindi effettivamente non erano stati finanziati e grazie, alla denuncia che sono state fatte, la provincia ha avuto un occhio di riguardo verso questa situazione che creava disagio agli abitanti, pure per raggiungere l'ospedale Campolongo, una grave problematica sollevata anche dal segretario Antonacchio, e i balneari, insomma, servizi balneari, il turismo della costa, dove lidi e imprenditori hanno investito bei soldini, insomma, e chiaramente era un grande danno economico e d'immagine pure. Quali sono le corse interessate da questo stop che sembra sia solo momentaneo però? Allora, lo stop, ti ripeto, che è stato momentaneo e che probabilmente io uso ancora il condizionale perché c'è stato l'approccio tecnico, poi bisogna dare tutto, bisogna far quadrare la situazione. Riguardava la linea 31 di collegamento di Salerno, Magazzeno, Focesele, questa era l'area interessata, tutta la costa meridionale a sud di Salerno, e poi erano le linee, quelle che collegavano il servizio balneare da Cava a Vietri Marina, insomma l'inizio della costiera, con una di balneari interessati molto ampia effettivamente. Certo, quindi praticamente settimana prossima la situazione dovrebbe rientrare nella normalità. Usando il condizionale, ti ripeto, perché proprio ho parlato con la società che dice di aver avuto un primo approccio con la provincia e se le cose sarebbero confermate, insomma, ci sarebbe il ripristino di questa attività che comunque, già negli anni passati, dal 1 luglio cominciava.